la Radio Nazionale ogni mattina dalle 7 alle 10, cioè, presuppone una preparazione. Ho capito, allora, cominciamo a lavorare. Ti devi rilassare, lavorare è una parola bruttissima. E secondo, mica, ma sempre in piedi stai, ma perché non ti siedi? Che c'è Vabbè, il posto? Mi siedo, posso mettermi sempre lì, però, perché qua mi viene, mi viene un altro. Però c'è un posto già lì, io ho bisogno di due poltrone, perché ho i giornali, la borsa. Allora, mi daresti una notizia? Oh, a proposito, no, mi è venuta l'idea, più che le notizie, ci stavo pensando prima di partire, stavo guardando il telegiornale, stavo guardando Studio Aperto. No, scusa, secondo me stavo guardando Studio Aperto. No, hai detto il telegiornale. Il telegiornale. Questo si chiama ossimoro. Telegiornale, Studio ossimoro. Aperto. Ossimoro, che parola è, scusa? E quando un termine nega l'altro, Studio Aperto si sembra un telegiornale. No, fermi tutti, allora, però non cominciamo. Quanto ne sa questo qui? Questo ossimoro. Sempre una ossimoro. Vabbè, non ti incavolare, non è che... Basta, amici, seguite un attimo l'idea. Dimmi. Potremmo indovinare noi quali notizie andranno domani nel telegiornale. Sì, ma con scommessa però. Cioè, io do la mia, tu dai la tua, e poi no, chi ascolta è un individuo. Diciamo, cioè, chi ne azzecca di più, poi vince un contratto Studio Aperto. Nella cioè, andiamo a lavorare con Giordano? Andiamo a lavorare con Giordano. Ma ci credo. Beh, potrebbe essere. Veramente? Sì. Ti piace? Sì, mi piace. Allora, ognuno propone la propria. Ve ne do due o tre, cioè, potremmo fare una prova per vedere. Ah, c'è già pronta? Io due o tre le ho preparate. Ad esempio, ho trovato Egitto. Picchia il marito per il suo bene, lui scappa di casa. Questa mi piace. Ci vuole la musica adatta. Questa vi piace. Questa ci vuole la musica adatta. Una musica araba. La posso dare io questa? Ma questa è tua. Perché mi dà l'idea anche un po' del meridione, la Sicilia. Non perderla. Sì, c'è questa anche. Operaio in Giappone scopre un tesoro durante i lavori fatti sotto casa. Questa è mia, mettiamo Sakamoto sotto la morte sua. Sì, però i contributi come li facciamo? Di che tipo? Perché comunque Studio Aperto fa... Siamo in radio, ti ricordo che siamo in radio. Ah, vero? Contributi di poi non so, ce n'era un'altra che ho letto anche che era carina, di un cane che era in grado di andare al bancomat per levare i soldi. Quella potrebbe essere un'altra notizia. Secondo me noi proponiamo... Questa mi piace perché fai fatica zero. Cioè tu rimani a casa e mandi lui? Mandi lui. Mi piace questa. Va sempre bene. Comunque ho vinto io. Ma in realtà la sua notizia era molto più... Non è attendibile, ho capito. Giordano te la comprerebbe a scatola chiusa. Abbiamo fatto per domani mattina, già fatto così. Sì, ah, no, io adesso mi addormento e penso... No, a proposito di cani, io stavo pensando anche... Cosa stai facendo? Ho trovato una macchina fotografica del 2, ma... Questa è la mia borsa, perché tu non è del 2, ma è una macchina fotografica vintage, tu non capisci niente, non sai... Cos'è questa, una macchina fotografica? Te la spacco sulla testa, non devi mettere mai nella mia borsa! Ragazzi, ma perché? Ma mi spieghi, ci conosciamo da una vita, sei sempre acido, cioè ti sto dicendo... Scusami, ma macchina vintage che vuol dire? Fa le fotografie scadute, che... Non devo litigare dopo, perché mi è venuta un'altra idea per il programma di domani. Sì. Dopo la rubrica Studio Anch'io, per vedere chi di noi può lavorare a Studio Aperto, mi è venuta un'altra cosa. Potremmo anche andare a scoprire chi ha un cane fenomeno. Mi è venuto in mente che c'era un mio amico che mi raccontava che il cane faceva delle cose pazzesche. Vero, la rubrica potrebbe essere Il mio cane ha un fenomeno. È molto di massa. Chi ascolta, chiama, ci dice che cosa fa di speciale il suo cane. Il tuo sì, cosa però, fa? Il mio? Purtroppo io non ho cane. Cosa farebbe se dovesse avere un giorno lo addestrerei a morsicarti, comunque, sempre e ovunque. Veramente, guarda, ogni volta che la foto, questa è senza bene. Ogni volta che apri bocca, ogni volta che apri le gambe, mi fanno la ora. Lo vedi? Senza bella, mi chiedo cosa ti servono tutti i miei capelli, a tenere al caldo il nulla. Questa è una parrucca, se non l'avessi fatto. Immaginavo. Siete meravigliosi. Sandro e Raimondo sono niente rispetto a voi. Ma non sta a me, è uno scherzo.